Con tutto quello che ci siamo detti circa il materiale scrittorio, l'invenzione della carta, la scoperta di come ricavare i colori e l'inchiostro dalla natura, dagli animali, ci verrebbe da pensare che allora è lo scrivere e l'utilizzo di segni a cui si attribuisce un significato ulteriore, cioè simbolico, il modo con cui l'uomo più naturalmente comunica quello che sente dentro di sé. Non è affatto così. Il modo, lo strumento con cui l'essere umano comunica più perfettamente se stesso, le proprie emozioni, il proprio stato d'animo, quello che sente dentro al cuore, è il suono, è la musica. In effetti, se ci pensiamo bene, il bambino, prima di tutto, cosa impara a fare? Impara a leggere e a scrivere? Eh no, impara ad emettere suoni ed impara ancora prima ad ascoltare i suoni che gli adulti intorno a lui emettono, a cui lui inizia con procedimenti estremamente semplici di associazione, senza ancora essere capace di alcun tipo di simbolismo, ad attribuire una causa-effetto, una conseguenza a cui corrispondono quei suoni. E infatti gli studiosi di antropologia dicono che l'essere umano, prima ancora di aver parlato, ha cantato, ha vocalizzato, ha emesso suoni con la propria voce. Qui sta il primo passo dell'autocomprensione dell'uomo nel comunicare. Rendersi conto che nella propria gola, nel proprio corpo, c'è uno strumento musicale, che in effetti per l'essere umano è lo strumento per eccellenza, perché la voce è quello strumento che più di tutti è in grado di colpire la mente e il cuore dell'essere umano. È molto più facile per noi sentirci emozionati da una bella voce di un cantante che non da una pagina prettamente strumentale, perché riconosciamo in modo istintivo fin dall'infanzia il suono della voce dell'essere umano. E gli strumenti musicali, allora, che sappiamo che l'essere umano fin dal Paleolitico ha cominciato a costruirli e via via, attraverso secoli e millenni di civiltà, ne ha inventati tantissimi lavorando il materiale che la natura gli metteva a disposizione. Gli strumenti musicali l'essere umano li ha visti e vissuti sempre come una estensione del proprio corpo e della propria voce, ovvero il mio corpo, la mia voce, non arriva a comunicare quello che nella mia mente desidererei dire perché reputo me stesso e la mia persona fisica inefficace, ecco che allora costruisco qualcosa che mi permetta di estendere la mia capacità di emettere suoni per poter dire meglio quello che intendo comunicare. Nel linguaggio musicale sono due i momenti creativi per eccellenza: comporre e interpretare. Comporre. Comporre significa usare il suono per dare voce alla bellezza che si trova dentro alla mente e al cuore dell'uomo. Dare suono e voce a quell'universo fatto di risate, lacrime, dolori, speranze, paure, rabbie. Attraverso la composizione della pagina musicale, l'essere umano racconta, dice, parla e, quando è religioso, prega, perché da tempo immemorabile la musica è talmente interiore all'essere umano che diventa anche il linguaggio per eccellenza con cui l'uomo, oltre a dire se stesso, prega e si relaziona verticalmente con la realtà del cielo. Per farvi comprendere il momento creativo dell'interpretazione, cerco di farvi un percorso pratico. Un autore, più di 200 anni fa, poniamo, ha composto una pagina musicale. Quella pagina musicale è stata affidata a dei meticolosi tratti di inchiostro e penna su carta, oppure è stata incisa sulla lastra di rame, oppure su qualunque veicolo materiale che abbia trasmesso il codice dei suoni. Ma se nessuno suona quella pagina,
quelli restano segni simbolici muti. Non c'è musica, c'è solo silenzio. Un silenzio che corrisponde alla morte, alla non esistenza di quella pagina. Interpretare significa proprio questo, significa farsi carico di quella pagina che contiene la mente e il cuore di chi l'ha composta, aggiungerci la mia mente e il mio cuore come interprete, capire cosa voleva dire l'autore, il più possibile naturalmente, perché il cuore dell'uomo è un mistero, è difficile poter comprendere fino in fondo il pensiero dell'autore, aggiungere al suo pensiero il mio pensiero, al suo cuore il mio cuore, e far risorgere a vita nuova quella pagina, passando da un silenzio di morte ad una esplosione di vita. E il momento dell'ascolto, allora che cos'è? Forse non ci credete, ma anche il momento dell'ascolto è un momento creativo, perché se chi suona e canta non ha chi lo ascolta, certo può farlo per se stesso, come momento di verifica con la propria interiorità, ma normalmente musica si fa per dare emozione, comunicare uno stato d'animo o più stati d'animo con dei contenuti che abbiamo nella mente e nel cuore. Allora, l'ascolto è anch'esso un momento creativo, perché voi che ascoltate, se vi ponete liberamente nell'ottica dell'ascolto, aprite la vostra mente e aprite il vostro cuore, permettete che l'esecutore di quella musica semini dentro di voi la bellezza e il germe di umanità di cui è capace. E allora vi emozionate. Allora ricevete la comunicazione diretta, immediata, di quello che l'interprete, e prima di lui, se lui è solo interprete, l'autore di quella musica ha inteso dire. E così, pensate, musiche antiche di secoli possono riuscire con una vitalità impressionante a comunicare al cuore di ciascuno dopo secoli e millenni di distanza. Vogliamo fare una prova? Voglio sfidarvi a fare qualcosa. La pagina di musica antica che personalmente amo con tutto il cuore è la grande fuga in sol minore di Johann Sebastian Bach, per mille e uno motivi, riassumendolo in due parole, perché è per me la fotografia di un uomo che è stato un padre eccezionale verso i suoi figli, un marito tenerissimo nei confronti delle due mogli che ha avute, perché la prima è morta improvvisamente, un artigiano eccezionale di bellezza e un grande uomo di fede. La sfida che voglio proporvi è questa. È una grande pagina, una pagina di circa 7 minuti. Ce la fate ad aprire la vostra mente e il vostro cuore e permettere ad una pagina così ampia di dirvi tutto quello che può dirvi? Se lo fate, in quel momento voi siete creatori di quella musica, insieme a me che ve la sto proponendo in suono e addirittura insieme a Bach che l'ha composta, perché permettete a quella pagina di seminare un frutto di umanità dentro di voi e, per chi lo vuole, un frutto di profonda spiritualità. Ci provate? Per aiutarvi, visto che so che è difficile ascoltare e basta senza avere degli stimoli visivi, vi proporrò delle immagini, delle suggestioni video, dei suggerimenti. Ma la storia che volete che questa grande musica vi racconti, la dovete trovare voi, la dovete scegliere voi. E magari vi sorprenderà come neanche potete immaginarvi. Ci proviamo? Eccola qua.